Ciao amici, benvenuti e viva Sanremo! Siamo sempre in procinto di partire, ancora manca qualche giorno e noi come al solito andiamo a fare qualche telefonata a qualche amico che ci sta scrutando. Sai, sono tutti quanti desiderosi di avere mie notizie, vediamo un attimino, vediamo se risponde. Oh, vediamo chi è lo scocciatore della giornata, abbiamo iniziato proprio bene oggi. Sarà una telefonata importante, vediamo. Pronti, pronti, pronti? Con chi abbiamo il piacere di parlare? Ehi là, senator! Benvenuto a Sanremo e viva Sanremo! Oh, caro, che piacere! E allora, come la va? È arrivata forse la Wanda Osiris per l'esibizione di questa sera? Ma quale Wanda Osiris? Con tutto il rispetto, mi sa, senator, che siamo rimasti un po' indietro, eh? Ha ragione, ragazzo, ha ragione. Mi sa che mi debba un po' aggiornare. Ma dimmi un po'. Mi dica, presidente senator. Grazie per il presidente. Ma dimmi, come procede lo struscio lì in via Matteotti? C'è già abbastanza movimento di donzelle? Hai già intervistato qualcuno? Senator, per adesso non le posso anticipare nulla. Siamo ancora in fase di studio, ma sicuramente l'aggiornerò. Ma scusi, mi dica una cosa. Ma lei è veramente a Sanremo? O mi sta scappando? Ma certo, senator! Certo, certo che è vero! E allora, sa cosa le dico? Mi dica, grande eccellente professore! Io vado a farmi una bella granita con panna alla faccia di Toto Cutugno! Senator, ma Toto Cutugno non c'è! E che me ne frega a me? Io vado lo stesso a farmi la mezza granita con panna! Oh, 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 oh. Beato lei che può, caro senator! La lascio comunque! E a risentirci ad una prossima delle nostre puntate che lei già sa, già sa! Tranquillo, tranquillo, che io già so! Già so! Adesso pensi a divertirsi e mi raccomando, non faccia lo sciupafemmine, perché a Pippo Paolo queste cose non piacciono! Un saluto, ragazzo, arrivederci! E viva Sanremo! E viva Sanremo! Okay. Un saluto a lei, senatore, un risentirsi a presto! E viva Sanremo! Ciao, senatore, ciao, ciao! Oh, caro senatore, aveva già inteso che noi ancora non eravamo a Sanremo. Infatti, mancano pochissimi giorni e partiremo al più presto. L'aereo è pronto, le valigie sono pronte. Voi, mi raccomando, come al solito, seguitemi. Cercheremo di fare il nostro meglio. E ricordatevi sempre, evviva Sanremo! Ciao, alla prossima!